Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Allora, in questo video vi faccio vedere tutti i regali di compleanno che mi sono stati regalati quest'anno. E diciamo che sono stata molto fortunata, nel senso che, vabbè, in realtà sempre tutti i regali che mi fanno le persone che mi conoscono, insomma, ci azzeccano, non so, perché probabilmente perché mi conoscono molto bene, è molto difficile che mi regalino qualcosa che non mi piace. Comunque, farò un video più breve possibile, ve lo prometto, non sarà un video lunghissimo. Partiamo subito. Allora, i primi regali che vi faccio vedere sono quelli che mi hanno fatto una parte dei miei amici e sono dei prodotti Lush. Allora, il primo è questo qui, che è il Rose Argan, che è una crema. E allora, qui dice: si può, usalo sotto la doccia per una pelle sublime, massaggio sotto il corpo, risciacqua e asciugati delicatamente. Io in realtà però questo sto leggendo adesso che si usa sotto la doccia, perché di solito questo qui lo utilizzo soprattutto sulle parti più durette, diciamo, del mio corpo, quindi magari, non so, i gomiti o le ginocchia, e funziona molto molto bene, io mi ci sto trovando molto bene. Infatti loro sempre per Natale mi hanno fatto una box, una scatola insomma di quelle di Lush, con una mini taglia che è quella che avete visto nel video precedente. E qui dice di usarlo sotto la doccia, io proverò perché sinceramente non avevo studiato il prodotto, la profumazione è buonissima, a me piace un sacco, guardate, è intonso ancora. E sì, insomma, poi ovviamente appunto proverò anche sotto la doccia, vediamo com'è. Poi che mi hanno regalato? Jungle Conditioner Balsamo Solido, questo qui, ora vediamo, non l'ho neanche aperto. Questo qui fatto in questo modo, anche questo qui che dice, questo mi sa che è possibile che lo tagliavano prima, adesso ci hanno fatto la saponettina, sciogliere tra le mani, oddio, questi profumi, o direttamente sui capelli dopo lo shampoo, lasciare in posa e risciacquare, quindi proverò anche questo. Poi mi hanno regalato uno shampoo solido che è lo stesso che avevo utilizzato un po' di tempo fa, che mi era piaciuto molto, loro si vede che se ne sono ricordati e me l'hanno ripreso, che è questo qui, che è il Jason and the Argan Oil, questo qua. Oddio, un profumo, madonna, io la roba di Lush, cioè veramente mi comprerei tutto. L'ultima cosa che mi hanno regalato è The Maged Treatment, quindi un trattamento. Vediamo com'è fatto. Questo è quello che c'è la stecchetta. È fatto così. Questo mi sembra di aver letto che va tipo sciolto, e con questo qui piano piano appunto sciolto viene una cremina o un olietto. Comunque qui ci sono tutte le istruzioni. Immerge il trattamento in una tazza grande piena di acqua bollente e lascia sciogliere completamente, quindi ecco, trattamento per i capelli. Quindi wow, fantastico, super, super regalo, super apprezzato. Poi altro regalo che vi faccio vedere un pochino più sostanzioso, perché è stato quello diciamo di una parte della mia famiglia, è questa. Oddio ragazzi, quanto sono stata felice. Vi faccio vedere la confezione, magari si capisce meglio. Ed è una fotocamera che praticamente con le foto istantanee. Bellissima, innamorata persa. Vi faccio vedere anche alcune foto che abbiamo fatto la sera, che ho fatto tipo una sorta di appunto una serata insieme ai miei amici. E belle, veramente molto molto belle. E questa è fantastica perché, vabbè, è enorme, perché come la mia faccia, e però fa le foto grandi, perché vedete, la dimensione della foto è questa, e perché quelle che fanno le foto istantanee adesso sono tutte piccoline, tipo la Instax. Io infatti ero tentata, mi piaceva più che altro perché era colorata, era carina, però comunque le foto sono piccine.
Sempre rimanendo in tema di foto, questo non è un vero e proprio regalo, anche se io lo reputo un po' come tale, perché è una collaborazione che ho accettato. Mi sono iscritta a un sito che si chiama Octoly o Octoly, non so dove vada l'accento, ed è un sito che se tu ti registri con un blog, il canale YouTube, Instagram e quant'altro, praticamente le aziende ti propongono delle collaborazioni mandandoti dei prodotti gratis e chiedendoti magari, non so, nell'info box di mettere appunto che ti sono stati mandati tramite questo sito. Io ho accettato, insomma, richiesto la collaborazione con La La Lab, proprio perché in realtà su questa applicazione già me l'ero scaricata un po' di tempo fa. Stavo lì che guardavo, ero indecisa, perché diciamo che la fotografia è una delle mie passioni, e il fatto di non avere cartacee le foto a me mi fa sentire un po', cioè non mi piace. Stessa cosa, le foto del cellulare, io faccio tantissime foto, ogni tanto c'è tipo un momento in cui prendo e cancello e faccio un po' di pulizia, però comunque di base faccio tante foto e mi dispiace un sacco tenerle lì sul cellulare e non averle proprio in forma cartacea tra le mie mani. E allora, io ne ho richieste da stampare 32. Ve le faccio vedere un pochino, così insomma, tanto per ve le faccio girare un po' così, perché le ho stampate soprattutto quelle con i miei amici, oppure luoghi dove magari sono stata, esperienze, quindi quando mi sono fatta il tatuaggio, e insomma cose che volevo ricordare. Queste due mi sa che le conoscete anche voi. Allora, io devo dirvi, ho fatto questa prova perché le foto dal cellulare, si sa, insomma, vabbè, adesso quei cellulari che ci sono adesso sono molto buone, la qualità delle foto, però in alcuni casi, per esempio i selfie, io ho il 6S, l'iPhone, e in realtà la fotocamera frontale non è poi tutta sta bomba nel fare le foto. Quindi ero un pochino così, quindi ho fatto questa prova per stamparle e in realtà devo dire che la qualità è molto molto buona. Quindi con ogni probabilità io continuerò a farò un altro ordine con altre foto per stamparle e tra l'altro il formato è veramente veramente carino perché praticamente sono foto con appunto la cornicetta bianca, sono veramente veramente carine. La qualità, come vi dicevo, è buona. Tra l'altro, loro mi hanno fornito un codice sconto del 25%. Se poi risparmio qualcosa, meglio ancora. E quindi sono stata super contenta, ragazzi. Quindi vi faccio vedere. Poi arriva in questa scatolina, sono tipo protette comunque. E si chiude così. Allora. E quindi ecco, questo era un intramezzo proprio per farvi vedere la mia passione per la fotografia e come non ho saputo resistere. Andando avanti con i regali, un altro regalo che sono stata molto contenta e che non dovevo fare perché no, non volevo regali, è il regalo di Martina, Little Snake 90, che tesoro, grazie ancora. Mi ha fatto una pochettina di camomilla, cioè vabbè, soltanto questa, fantastica, sarà il mio nuovo portapranzo. Ed è super super bella, mi piace un sacco, a parte il fatto che tipo anche il fatto che è oro rosa, che vabbè mi piace, poi così morbida, io adoro il profumo della plastica e quindi fantastico, stupendo. Poi rimanendo in tema di pochette e quant'altro, l'ultimo regalo che vi mostro è un portafoglio, sempre di una mia amica, pure questo molto nel mio stile con tutti i fiori, molto floreale. Ha qui ha delle borchette dorate, io ovviamente l'ho già utilizzato quindi lo vedrete pieno, cioè pieno di carte e vuoto di soldi, però vabbè, fatto così e c'è il bottone. E è molto molto bello, credo che lei lo abbia preso da Accessorize, se non ricordo male, e bello, l'ho utilizzato subito. Ok, niente, quindi questo era quanto. Sono i miei regali compleanno, sono stata, come vi dicevo, super contenta. E spero di avervi tenuto compagnia un pochino con questo video e basta.